Nella lezione di ieri abbiamo visto un esempio di come stimare uno dei vari parametri che non risultano nodi di un'eccezione. Vediamo, e alla fine quello che abbiamo fatto è stato un po' quello che si fa nella pratica, di solito, o meglio, quello che abbiamo visto nelle lezioni passate, cioè si prende la funzione di verosimiglianza e si massimizza. Cerchiamo di rendere un po' più sistematico questo discorso. Abbiamo detto che il segnale ricevuto, RT, nella sua forma più generale, può essere scritto in questa maniera. Parte reale di radice di 2, c'è un'ampiezza non nota introdotta al canale, una fase non nota introdotta al canale, poi il segnale, somma per K che va da 0 a K meno 1, fatto la trasmissione di K simboli successivi, l'equivalente passa a basso, perché sto scrivendo l'equivalente passa a basso, la parte reale dell'equivalente passa a basso, T meno tau, perché c'è un ritardo di progressione tra trasmettitore e ricevitore, meno KT più delta T, perché in realtà il ricevitore non è a conoscenza perfetta dell'intervallo di simbolo, ma c'è una certa incertezza delta T sull'intervallo di simbolo, e in genere simbolo corrente A con K trasmesso nel kesimo intervallo di segnazione tutti i simboli precedenti A con K meno 1 A con K meno L e poi elevato a 2π greco I la frequenza FC della portante, che anch'essa purtroppo non è nota con precisione di ricezione, quindi mettiamo una certa incertezza sulla portante, più rumore termico. E abbiamo rappresentato tutto questo oggetto in blocco, cioè tutto questo escluso il rumore, come il segnale trasmesso, ricevuto, scusa, segnale utile, la parte utile del segnale ricevuto. Quindi partirà in RC2 un certo segnale, ovviamente passo a basso, che dipende da tutta la stringa trasmessa A di simboli, dallo zeresimo al k-1esimo, e da un vettore di parametri che a noi in questa fase interessa stimare, che sono l'ampiezza, lo scrivo qui, A sono tutti i simboli della trasmissione, e φ è il vettore di parametri che noi siamo interessati a stimare, che sono l'ampiezza A, la fase teta, il ritardo tau, l'incertezza delta t sul passo di simbolo e l'incertezza delta fc sulla frequenza della portante. E elevato a 2π greco I fct, quindi questo termine qua, delta fct, l'ho buttato qui dentro, ok? Più rumore. O se preferite, se non ci va di portare dietro entrambi i termini, chiamo equivalente passo a passo per elevato a 2π greco I fct, lo chiamo x tilde che dipende da t, dai simboli a e dal vettore del parametro noto t, più rumore. Questo è il modello del segnale ricevuto. Il nostro compito adesso è cercare di trovare in maniera sistematica una stima ML dei parametri, per cui ci scriveremo prima la funzione di verosimiglianza, cosa che abbiamo già fatto, perché è un modello stranoto, segnale utile più rumore. Come si fa? Si discretizza e ci troviamo a che fare con vettore ricevuto, non formato da ricevuto, uguale a parte vettore di segnale utile più vettore rumore, avremo a che fare con una gaussiana multivariata, ci scriveremo la densità della gaussiana e per massimizzare la densità basterà massimizzare, che a quel punto si chiama verosimiglianza che lo sta massimizzando sul vettore parametri, vedremo che basta minimizzare la distanza, ok? E quindi facciamo tutti i passaggi che abbiamo già fatto nelle scorse lezioni. Definisco un set di funzioni base, psi con j,
per J io vado da 1 a Q, che definiscono lo spazio di segnale, discretizzo il segnale ricevuto RT e ho a che fare col modello vettoriale R uguale parte reale radice 2 x tilde vettore, che dipende a questo punto sempre dai simboli A e dal vettore parametri del nodo phi, più rumore. E il rumore abbiamo detto che è una gaussiana a media vettore nullo e matrice covarianza sigma quadrilentica. Di conseguenza la funzione verosimiglianza non la possiamo ancora scrivere perché non sappiamo di che tipo di stima di parametro abbiamo a che fare, se abbiamo a che fare con una stima di canale data edit oppure non data edit, perché se è data edit allora il vettore simboli A è noto e possiamo immediatamente scriverci la verosimiglianza. E allora cominciamo questo caso. Lo scrivo qui sopra. Nel caso di sincronizzazione dei edit vi ricordo che il vettore dei simboli A è un vettore noto, quindi i simboli sono noti, si trasmette una sequenza di simboli training A, noti al ricevitore. Quindi A è noto, stimo phi. Se A è noto, allora condizionato a phi, tutta questa parte qua è nota e di conseguenza essendo ricevuto che rumore più una quantità nota avrà la stessa distribuzione del rumore, cioè una variabile vettoriale gaussiana a media, non più nulla, ma questa è la sua media, e matrice covarianza sempre sigma quadrilentica, cioè la densità, che a questo punto è la latitude, R dato phi. Scusate se scrivo dato phi perché non è proprio un dato, perché non è condizionato al parametro, perché non è che il parametro è aleatorio, è una famiglia di densità, dove devo scrivere appendice phi, ma lasciatemi passare l'ambiguità, voi dovete soltanto massimizzare sul vettore parametri phi. È una gaussiana e allora scriviamo la densità di una gaussiana, 1 su radice di 2 pi greco sigma 4 alla k. In realtà è alla Q perché io ho a che fare con uno spazio Q dimensionale, ok? Che io ho proiettato su questa funzione di base e quindi questo è un vettore Q dimensionale. Va bene? Ora quanto fa Q? Dipende, se la trasmissione è senza memoria e le forme d'onda trasmesse soddisfano la funzione Nyquist, in ogni intervallo di segnalazione io ho una modulazione che conosco che magari ha dimensionalità 3 e la proietto su tre funzioni di base. Nello step successivo ho altre tre funzioni di base che sono le stesse traslate, ma sono ortogonali perché soddisfano la funzione Nyquist, quindi ho altre tre funzioni di base. E così via, siccome ho k simboli, ho k per 3, 3k funzioni di base globale su tutta la stringa, quindi questo q qua non è il q della densità dello spazio di segnali che abbiamo visto fino adesso quando facevamo una decodifica simbolo a simbolo. Qui sto facendo il caso più generale, prendo un set di funzioni di base per tutta la stringa trasmessa, va bene? Se soddisfa la funzione di Nyquist e la segnalazione ha dimensionalità q' in ogni intervallo di segnalazione e io trasmetto k simboli, la dimensionalità di tutto il segnale è k per q'. Questa quantità k per q' fatela chiamare q. Va bene? Non credo che mi abbiate capito, quindi lo spiego con un esempio. Supponete che voi state trasmettendo somma per k che va da 0 a k meno 1 di una PAM, va bene? Una PAM è a con k per p di t meno k di t.
se io devo discretizzare questo segnale su un intervallo di segnalazione, ho una funzione di base, che è l'impulso P. Va bene? E allora io prendo un'unica funzione di base, P di T, magari la normalizzo a norma unitaria, quindi divido per la sua radice di energia, e lo proietto nel capesimo intervallo di segnalazione. Ottengo R con K uguale A con K più M con K. Va bene? Ma io ho K grande simboli trasmessi. Quindi questo devo fare per tutti quanti le forme d'onda. Quindi lo proietto su questa forma d'onda. Campione al passo T uguale KT, ottengo questo. Al passo K-1 ottengo questo. E così via. Alla fine ottengo un vettore R che è A con 0, A con K-1 più rumore. La dimensionalità quant'è? K. Perché? Perché ho una funzione di base in ogni intervallo di segnalazione e fatto su tutti i K intervalli di segnalazione Q' uguale 1. Questo qui è K per Q' uguale Q uguale semplicemente K. Va bene? Se invece la modulazione è monodimensionale, se hai avuto una modulazione bidimensionale, in ogni intervallo di segnalazione avevo due funzioni di base, il vettore di dimensionalità 2 per K. Qui è come se stessi dicendo che le mie funzioni di base sono P di T, normalizzato per la propria energia. P di T meno T. E così via. P di T meno 2T, P di T meno 3T, P di T meno 4T e così via. Perché sono tutte ortonormali, perché soddisfa la condizione Nyquist. Ma qui non mi voglio preoccupare, perché non voglio neanche fare dei discorsi più particolari. Quante sono le funzioni di base? Quelle che sono, non mi interessa. Arrivo a un vettore di una certa dimensione d'A, fatelo chiamare Q, la verosimiglianza è quella lì. Elevato a meno un mezzo norma di R meno parte reale di radice 2 x tilde a phi quadro, che magari possiamo scrivere anche in altra maniera perché si può sviluppare questo quadrato. Se lo sviluppiamo abbiamo elevato a meno un mezzo norma di R quadro diviso 2 pi greco sigma quadro alla q sotto radice, e poi il doppio prodotto è elevato a meno un mezzo, 1 su 2 sigma quadro, ragazzi, meno un mezzo sigma quadro per meno 2 r parte reale, abbiamo 1 su sigma quadro prodotto scalare fra r e parte reale di radice 2 volte x tilde di phi di a phi e poi più il doppio prodotto, più il secondo termine al quadrato per meno meno 1 su 2 sigma quadro fa meno 1 su 2 sigma quadro norma quadro di parte reale di radice 2 x tilde di a phi. Insomma, quadrato del primo, quadrato del secondo e doppio prodotto, va bene? Non ci vuole più tempo a scriverlo che a dirlo, perché parte reale di radice 2 di x tilde è un po' verboso, come si dice. In realtà posso scrivere ancora in un'altra maniera, perché vi ricordo che i prodotti scalari con i vettori rappresentativi sono uguali ai prodotti scalari con le forme d'onda di partenza. Il prodotto scalare tra il vettore rappresentativo R del segnale ricevuto e il vettore rappresentativo X tilde del segnale utile è uguale al prodotto scalare tra la forma d'onda RT e il segnale utile X tilde di T. Vi ricordate? E allora posso scrivere anche in questa maniera.
elevato a meno 1 su 2 norma di R al quadrato diviso radice di 2π greco sigma 4 alla Q, e qua avanza, e lo scrivo qui. Professore, ma nel primo termine sì. non ci va il sigma 4? Su 2 sigma 4 al denominatore? Meno un mezzo norma di R quadro. Sì, sì. Non ci importa molto, perché quella parte lì poi non dipende dal vettore parametro φ, quindi quando abbiamo massimizzato φ quella è roba che va via. Comunque anche lì ci va al denominatore sigma 4. Viceversa, vi ricordo che il prodotto scalare fra R e parte reale di x tilde di radice 2 volte x tilde di a φ è anche uguale a R e T scalare parte reale di radice 2 volte di x tilde di T a Φ, come abbiamo detto prima, sulle forme d'onda. E se ricordate, non rifaccio i passaggi, ma se andate a rivedere la lezione in cui facciamo il ricevitore incoerente, la stima ricevitore ML incoerente, questo prodotto scalare è uguale alla parte reale del prodotto scalare fra gli equivalenti passo a passo. E quindi qui possiamo metterci l'equivalente passo a passo del segnale ricevuto, e l'equivalente passo a passo, questa è la parte analitica, perché l'equivalente passo a basso per elevato a tutti i greco i FCT, e l'equivalente passo a basso di x per lo stesso motivo. La norma quadro di questo, che è il prodotto scalare fra questo e se stesso, si può scrivere come la norma quadro dell'equivalente passo a basso, e cioè norma quadro di parte reale di x tilde di a φ vettore è uguale alla norma quadro dell'equivalente passo a basso del segnale x. Ripeto, andate a vedere la dimostrazione fatta nel ricevitore ML coerente. Ok? A me basta che adesso mi diate un vago accenno col capo per dire sì, mi sembra di ricordare vagamente qualcosa del genere. A posto. Sfruttando questo possiamo mettere qui l'esponente elevato a 1 su sigma 4 in evidenza, e rimane il prodotto scalare fra la parte reale del prodotto scalare fra gli equivalenti passo a passo R LT e X LT. Meno l'energia di x al quadrato mezzi, e l'energia è norma quadro di x. Poi diviso 2. Ecco la funzione di verosimiglianza per nel caso data edit. Ho riscritto la stessa di prima. Al posto è prodotto scalare questo, e al posto norma quadro questa norma quadro. Ora, non ci vuole molto adesso a massimizzare questa funzione, e quindi una stima ML data edit, lo scrivo peggio, del vettore dei parametri φ è l'argmax della verosimiglianza. La verosimiglianza è questa: per massimizzarla basta massimizzare l'esponente di quell'esponenziale, minimizzare la norma di prima, ma scritto in questa maniera, massimizzare la correlazione meno energia diviso 2.
e quindi è parte reale del prodotto scalare fra l'equivalente basso a basso segnale ricevuto e x basso a basso. Meno un mezzo d'energia. Che è esattamente quello che abbiamo fatto ieri nell'esempio. Soltanto che il modello era molto più semplice perché non c'era un vettore di parametri φ, parametro unico, ampiezza. E non c'era un segnale ricevuto RT continuo perché qualcuno aveva già discretizzato. E allora l'espressione era molto più corta. Molto più semplice. Ma questo è il caso generale. La maggior parte degli algoritmi di stima di canale data edit si basa su questa massimizzazione che poi viene fatta ad hoc per quel formato speciale di modulazione con cui avete a che fare, con magari semplificazione ad hoc perché potrebbe essere troppo complesso, o approssimazioni intelligenti perché potrebbe essere troppo complesso. Come vedete, questo è il caso di data edit. A è noto, stimo φ. Se invece A non è noto, cosa si può fare? La stessa cosa, stima ml. Bisogna soltanto trovare la verosimiglianza, che non è più a questo punto questo. Nel caso non data edit, questa cosa che abbiamo scritto qua non è la verosimiglianza, ma è la verosimiglianza condizionata a un vettore dei parametri dei simboli A trasmessi. Quindi quello che abbiamo appena trovato adesso, quando A è noto, è la verosimiglianza condizionata da A, nel caso non data edit, dove A invece non è noto. Per trovare la verosimiglianza basta mediare la verosimiglianza condizionata su A. L'ambiguità di cui vi parlavo è che ho messo φ a dato condizionato, quando invece φ non è condizionato A, perché φ non è una variabile aleatoria. Mentre invece in questo caso A è una variabile aleatoria, quindi avrei dovuto scrivere che la, in questo termine, in questa maniera qua, f di φ di r, questa è la verosimiglianza, uguale alla media di f di φ r dato A. Quindi A è una variabile aleatoria e ho condizionato rispetto a A, scrivo dato A. Φ è un vettore parametrico, questa è una densità parametrica in φ, lo metto a peggio. Però, perdonate l'ambiguità di notazione, lo scrivo in quella maniera. Quello che abbiamo detto prima. Va mediata sulla stringa di simboli A. Se la stringa di simboli A è id, perché magari posso avere a che fare con simboli id, sono tutti equiprobabili. Io ho una stringa k dimensionale che prende valori ogni simbolo su un alfabeto m dimensionale, tutta la stringa prende m alla k possibili valori. Tutta la stringa A appartiene all'alfabeto di simbolo A, che ha cardine da m, alla k. Va bene? Devo fare una media su tutte le possibili stringhe trasmesse, quindi è 1 su n alla k, somma su A appartenente A alla k della densità della likelihood condizionata. È una variabile aleatoria discreta, come si fa la media di una variabile aleatoria discreta? Sommatoria di funzione di quella variabile aleatoria f di A per probabilità di quella variabile aleatoria p di A, che fa 1 su m alla k perché sono tutte equiprobabili. Mettendoci quell'espressione qua dentro, cosa otteniamo? Tutto quello che non dipende da A, che è questo, va fuori sommatoria. Elevato a meno un mezzo norma di R al quadrato diviso radice di 2π greco sigma 4 alla Q fuori sommatoria, e poi abbiamo 1 su m alla k somma su
tutte le possibili stringhe ha trasmesso. Per cui la stima del parametro phi ml nel caso non detected è l'argmax della verosimiglianza, cioè di tutto questo oggetto qua. Scartando tutte le cose che non dipendono dal parametro, basta massimizzare quella sommatoria. Quindi abbiamo 1 su m alla k, lo posso anche mettere e togliere, non conta nulla, somma su a, la stringa appartenente a alla k, di questa stessa grandezza qui, che è elevato a 1 su sigma quadro, e qua la stessa cosa, parte reale di prodotto scalare meno un mezzo norma quadro. Che è esattamente quello che abbiamo fatto ieri, se vi ricordate. Ieri abbiamo visto una stringa binaria. Questa stima qua era l'argmax, usciva fuori, argmax di la densità, che scrivendo un po' le cose, risolvendo argmax, veniva fuori 1 su k, sommatoria su k di r con k, b con k. Invece questa qui, se vi ricordate, c'era anche una sommatoria su tutte le possibili stringhe di bit. In realtà abbiamo fatto la media del prodotto diventare il prodotto delle medie, quindi la sommatoria non apparsa immediatamente. Se arrivato il pezzo prima di 1 su m alla k, possiamo levare anche 1 su m alla k? Sì, questo non serve a nulla. Lo lasciò giusto per, perché così è una media, lo vedete, ma è solo per estetica, non per altro. Solo per dirvi che nell'esempio che abbiamo fatto ieri abbiamo fatto esattamente questi passaggi. Solo che il parametro phi era soltanto l'ampiezza A e questo argmax si poteva chiudere perché era un'espressione molto semplice, si trovava, il massimo si trovava, e anche qui è un'espressione molto semplice perché c'erano i coseni iperbolici, ma derivata maggiore o uguale a 0 ci ha permesso di trovare il massimo anche in questo caso, anche se era una forma implicita, perché se vi ricordate la stima ml in questo caso qua era quella coefficiente di ampiezza A, tale che A era uguale a 1 su k sommatoria tangente iperbolica di A, quindi è un'equazione a punto fisso, andava risolta per via numerica, però lo fate per prove ed errori, la forma di bisezione magari, provate un valore, poi un altro e lo trovate subito, perché è un solo parametro, è molto facile fare la ricerca di un solo parametro. Facciamo magari qualche esempio per vedere come si particolarizzano queste espressioni. Nel caso di stima della fase, ad esempio. Quindi, esempio, ml train based phase estimation. Quindi una stima ml della fase training based, quindi basata sul simbolo di training, quindi data edit, quindi quello di sopra. Quindi che sta succedendo? Qualcuno ha già fatto il recupero importante, ci chiedono di fare il recupero di fase. E il recupero del timing dell'ampiezza viene fatto dopo. In questa fase ci stiamo preoccupando soltanto della stima di fase. Quindi il segnale ricevuto, che abbiamo detto è parte reale di radice 2 di tutto quel malloppo lì che abbiamo chiamato XLT di T, che dipende dai simboli A e dal vettore Φ, che rileva da tutti i greco I FCT. È
una parte incognita, la fase, a cui siamo interessati noi adesso per la stima, più un'altra parte di cui non ci interessa in questa fase. Fate chiamare tutta l'altra parte Y. Scusate, più rumore qui. Quindi abbiamo invece 2 e elevato a i teta e tutto il resto, quindi da x alle t, quindi dal segnale x che contiene i simboli e il vettore non dei parametri, tiro fuori l'unico parametro, quello che mi interessa, elevato a i fase. Vi ricordate l'espressione di x? Era ampiezza elevato a i fase, sommatoria, bla 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 bla. Beh, elevato a i fase lo metto da un lato e tutto il resto fatemelo chiamare y, così non mi porto dietro tutto quello che c'è dopo. Ok, quindi questo è il modello. La stima ML della fase allora qual è? Quella di sopra, argmax di quella quantità lì. Quindi ricordo esattamente quello che c'è scritto sopra. Ma al posto di x ci metto elevato a teta per y. Ok? Quindi ricopio quella stringa di sopra, quella riga, argmax su tetra della parte reale del prodotto scalare fra r e x, cioè elevato a teta per y. Qui tutto il segnale escluso la fase. Meno un mezzo norma quadro di x, quindi norma quadro di elevato a i teta y. Ora la parte reale del prodotto scalare è il modulo del prodotto scalare per il coseno dell'angolo. Quindi questa quantità qui è parte reale di elevato a meno i teta per il prodotto scalare, che posso scrivere come modulo del prodotto scalare. E cos'è nell'angolo? E l'angolo è angolo fra R prodotto scalare con Y e teta. Mentre invece la norma quadro di questo vettore è la norma quadro di Y per elevato di fase. Ma questa è una fase che quando lo portate fuori la norma quadro fa 1 e quindi è semplicemente l'energia di Y. E quindi non conta niente nella massimizzazione perché sto massimizzando su teta, quindi quella quantità non conta perché non dipende da teta. Lo riscrivo, o meglio, continuo l'espressione dell'argmax sulla riga di sopra. Per massimizzare quindi questa funzione basta massimizzare la prima parte, perché la seconda non dipende da teta, ma la prima parte è modulo che non dipende da teta per coseno, basta massimizzare il coseno. Ma il coseno è massimo quando la fase è nulla, quindi è massimizzato quando teta è uguale proprio a questa quantità qui. E quindi non sta bene scrivere, lo proseguire sopra, il massimo è la fase del prodotto scalare fra R e Y. Che è la cosa più ovvia che uno si potesse aspettare. Se devo stimare la fase di un segnale, cosa faccio?
voglio scrivere qua il modello del segno ricevuto. RLP di t è uguale a e elevato di teta YLP più rumore, equivalente passo a passo. Voi conoscete y e dovete stimare teta, e cosa fate? Prendo R, ci faccio il prodotto scarico y e vedo l'angolo. L'angolo è teta, se non c'è rumore. Se c'è rumore è una versione rumorosa di teta. Quindi come vedete la stima ML del parametro di fase, quando avete a che fare con il simbolo di training, è quella quantità lì, che è quello che avrebbe fatto qualsiasi persona dotata di buon senso. Facciamo un altro esempio, se questo è chiaro e non ci sono dubbi. L'altro esempio che potremmo fare è questo qui. Stima data edit di A, o meglio, di tau, il ritardo di propagazione. Facciamo questo. Dove però gli altri parametri A e teta non sono stati ancora stimati. Quindi qualcuno ha fatto il recupero di importante, quindi FC è stata stimata con accuratezza, o meglio delta FC. Dobbiamo stimarci il ritardo tau di propagazione e poi rimarranno ancora a stimare l'ampiezza e la fase teta, ma in questa fase non ci interessa, voglio solo stimarmi il ritardo tau, il recupero del timing. Per vari motivi, perché magari il recupero di ampiezza e di fase lo farà qualcun altro, oppure perché non è necessario recuperare ampiezza e fase, perché magari la modulazione che sto utilizzando non richiede la conoscenza di ampiezza e fase. Pensate a un FSK, la fase non serve perché i vari segnali stanno su direzioni realmente indipendenti, quindi la fase non serve a nulla, e neanche l'ampiezza non serve stimarla. Pensate invece a una PSK, in quel caso l'ampiezza non serve a nulla perché informazione è immagazzinata nella fase, quindi serve soltanto stimarsi la fase, quindi dopo stimeremo solo la fase. Insomma, non è detto che tutti questi parametri vadano stimati, dipende dalla modulazione a cui avete fatto. In questa fase non ci preoccupiamo di quale modulazione stiamo facendo, dobbiamo stimarci solo tau. A e teta non sono necessari, o perché li stimerà qualcun altro, o perché per quella modulazione non sono necessari. Allora, il segnale ricevuto RT, fatemelo scrivere come prima, tiro fuori le parti non da stimare, non note, e tutto il resto lo chiamo Y. Così non mi porto dietro la sommatoria di S, di T, bla bla bla. Quindi un modello del segnale ricevuto può essere parte reale di, sempre radice 2, x di t a t, per elevato a 2pi greco i fct, più rumore, ma come vi stavo dicendo, lo scrivo come parte reale di radice 2, A per elevato di teta, perché A e teta non sono noti, e tutto il resto, che è una versione ritardata di X, fatelo chiamare o di Y, dove Y è tutto il resto, Y e T meno tau, più rumore. Ok? Ripeto, questo qui sarebbe sommatorio su k va a 0 a k meno 1 di xlp di t meno tau meno k t più delta t punto e virgola a vettore per elevato a, no niente perché 2pi greco i delta fc t è già stato stimato perché ho fatto già il recupero importante.
La stima ml quindi qual è? Abbiamo scritto di sopra. È delta edit, quindi devo prendere la prima riga, non la seconda. Ma quella è una stima congiunta, a me serve un solo parametro. E vabbè, farò la stima congiunta e i parametri che non mi servono li butto, mi tengo solo il parametro che mi serve. Quindi abbiamo la stima ml dei parametri, che in questo caso sono A, teta e tau, è largo max su A, teta e tau, quindi è una funzione di tre variabili, quindi faccio una ricerca su tre variabili, della di che cosa? Quella quantità lì, quindi è parte reale, faccio qualche passaggio in più, va bene, là è parte reale di R per X, cioè parte reale di R per questa quantità qui, va bene? Ora A la porto fuori in prodotto scalare, e le parte di teta la porto fuori, quindi diventa A è reale, quindi la porto fuori, A parte reale di elevato a meno di teta, perché sta al secondo termine, quando lo porto fuori è coniugato, e poi sarà il prodotto scalare tra l'equivalente basso a basso di R e quello che rimane, che è y di t meno tau. E poi c'è meno un mezzo l'energia, quindi meno un mezzo la norma quadro di questo oggetto. Ma la norma quadra di questo oggetto è una costante per y, quindi è il modulo quadro della costante a quadro per la norma quadro di y di t meno tau. Ok? Ho saltato qualche passaggio, ma questa è l'espressione. Come trovare il massimo di questa funzione? Massimizzo su ogni variabile mantenendo le altre costanti, trovo il massimo su teta mantenendo le altre costanti, però in questo caso questo massimo trovato dipenderà da A e da teta e da tau. Poi trovo il massimo, che vi devo dire, su A fissato tau, che dipenderà da tau, e poi trovo il massimo su tau, che avrà una certa espressione. Prendo questo, lo rimetto qua dentro e trovo l'espressione di A. Prendo questa A e quel tau, li metto qua dentro e trovo l'espressione della cappuccia. Chiaro? Perché la prima massimizzazione ho ottenuto fissato da 3,2, quindi non è un massimo, ma è una funzione di massimo. Per ogni modalità e di tau fissato, questo è il massimo. Ma devo metterci quelli giusti. Allora massimizzo il secondo, che diventa una funzione di una variabile. Questo è il massimo su A fissato tau. Al valore tau ho tanti massimi. Massimizzo su tau, trovo finalmente il valore ottimo, cioè che massimizza con la funzione di tau. La metto qua dentro e trovo il valore dell'ampiezza. La metto qua dentro assieme a tau e trovo il valore della fase. Ok? In realtà il valore della fase non mi interessa. Non lo faccio neanche questo passaggio ritroso, lo butto via. E il valore dell'ampiezza non mi interessa. Non lo faccio questo passaggio, lo butto via perché a me serve solo il timing. Questo è l'esercizio. E allora proseguiamo. E proseguiamo abbastanza spediti perché in realtà quell'espressione là massimizzato su teta, quindi teta cappuccio, che dipende da A e da tau, quant'è? L'abbiamo già fatto, perché se A è fissato e tau è fissato, qual è la stima ml della fase? Esercizio precedente. Angolo di questo prodotto scalare. L'abbiamo fatto nell'esercizio precedente. La stima ml della fase era l'angolo di questo prodotto scalare. È l'angolo di R prodotto scalare fra segnale ricevuto e y ritardato.
Come vedete non dipende neanche dall'ampiezza, dipende soltanto dal ritardo tau, perché devo trovare l'angolo fra il segnale ricevuto e una versione ritardata del segnale trasmesso, ma col giusto ritardo, altrimenti faccio il prodotto scalare con un'altra cosa. E se vado l'angolo ampiezza non mi serve a nulla. Quindi come vedete questa stima qui non dipende neanche da, ce la posso proprio cancellare. Ma non lo faccio perché non mi interessa, non ritornerò indietro per trovare la mia stima media della fase. Quindi il problema diventa A e tau uguale argmax su A e tau di quella funzione quando al posto di teta ci ho messo il valore che la massimizza. Ma se al posto di teta ci metto il valore della massimizza, vi ricordo che questa espressione qui, parte reale del prodotto scalare, era modulo per coseno dell'angolo. Angolo che era teta meno questa quantità. Ma se al posto di teta ci mette questa quantità, l'angolo fa 0 e quindi rimane soltanto il modulo del prodotto scalare. Mi stai seguendo? Sto dicendo che questa parte, questo oggetto qua, parte reale, è modulo del prodotto scalare per coseno dell'angolo del prodotto scalare meno teta, questa quantità qui. Se al posto di teta ci metto la sua stima ml, la sua stima ml è proprio l'angolo e quindi il coseno fa 0. Quindi quando in questa funzione ci metto l'argmax su teta, ottengo soltanto il modulo del prodotto scalare qui. A modulo del prodotto scalare tra r e y ritardato. Scusi, ma c'è il coseno fa 1 o fa 0? Coseno fa 1, è la fase che fa 0, ok? Rimane modulo del coseno fra questo angolo e teta. Ma quando l'angolo teta fa esattamente quest'angolo qui, ottenete 0 nell'argomento del coseno, il coseno 0 fa 1 e rimane soltanto il modulo del prodotto scalare. Di qua invece, chi è la norma quadro di y ritardata? È l'energia di y ritardata. Ma non è che se ti dà un segnale l'energia di y cambia. Questa è sempre l'energia di y, quindi non dipende neanche da tau. Questa qui è l'energia di una versione ritardata del segnale, che è uguale all'energia del segnale stesso, perché se ritarda il segnale la sua energia non cambia. Quindi fatemi scrivere meno A quadro energia di y. A questo punto io potrei tranquillamente stimarmi tau subito, però voglio fare un passaggio in più per far vedere chi è la stima ml di A, anche se poi la scappi, solo come esercizio. Infatti se dovete stimarvi A fissato tau, qui avete A per una costante meno A quadro per un'altra costante, una parabola, è massimizzata al vertice. Quindi la stima ml di A, che a questo punto dipende solo da tau, come prima la stima ml di teta dipendeva soltanto da tau, vedete? Teta cappuccio di A tau, ma in realtà è uguale a un teta cappuccio di soltanto tau, e qui abbiamo una cappuccio che dipende solo da tau, è il vertice di questa parabola, e cioè chi è il vertice meno b, quindi meno questo prodotto scalare, diviso 2a. Ma c'erano due a che parte? E quindi diviso meno l'energia, quindi meno questo prodotto scalare diviso meno energia fa questo prodotto scalare diviso energia. Se prendo quella funzione, o meglio, questo punto qui, e lo metto qua dentro, trovo la funzione del punto di massimo, che dipende soltanto da tau, e posso finalmente massimizzarlo su tau. Lì avete l'A, che è modulo diviso energia, per modulo.
meno A quadro, che è modulo diviso energia al quadrato, per energia. Cosa ottengo? Energia semplifica, questo è modulo quadro, e c'è un 2 sotto. Modulo quadro diviso energia, meno un mezzo modulo quadro diviso energia, fa un mezzo modulo quadro diviso energia. Modulo quadro diviso energia divisione. Questa è la stima di tau. E a questo punto vi rendete conto che in questa stima non serve fare un mezzo, perché un mezzo non conta nulla. Non serve neanche dividere l'energia, perché l'energia non dipende da tau, la potete togliere in mezzo. E ottenete questo. Trovate il massimo di questo e avete la stima di ritardo. Lo mettere qua dentro, avete la stima di ampiezza. Lo mettere qua dentro, avete la stima della fase. Ma queste due non ci interessano, ci interessa solo questo. Chiaro? Vi sembra qualcosa di incredibile? Diciamo che è quello che avrebbe fatto chiunque dotato di buon senso. Se io voglio stimare il ritardo di una forma d'onda che conosco, y, o meglio, la conosco a meno di ampiezza e fase, che cosa posso fare? Basta il confronto. Il segnale ricevuto con tutte le versioni possibili ritardate della forma d'onda trasmessa y. Ne faccio il prodotto scalare, ne prendo il modulo perché la fase non la conosco, quindi butto via la fase. Quando il modulo è molto grande, poiché il prodotto scalare è un indice di similità fra le forme d'onda, vuol dire che la forma d'onda ricevuta e quella trasmessa ritardata del giusto ritardo sono molto simili fra di loro. Quindi quel ritardo provato deve essere il ritardo giusto con quale è stata ricevuta quella forma d'onda. È quello che avrebbe fatto chiunque. Ok? Quindi anche in questo caso la stima ML coincide col buon senso. Sono